Ciao a tutti ragazzi, bentornati qui in questo nuovo video. Bene, oggi siamo qui per vedere un pacco veramente interessante. Quindi direi, senza perderci in chiacchiere, di iniziare subito con il video. Ragazzi, una cosa importantissima, vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina. Così in questo modo, quando pubblico un video, vi arriva la notifica che ho pubblicato un nuovo video. Di cosa si tratta questo pacco? Questo pacco ovviamente non ce l'ha mandato l'azienda, ma è un prodotto che ho acquistato io su Amazon, della marca Tekin. Lascio il link in descrizione, e sono dei LED veramente interessanti. Tra poco andiamo ad unboxarli. Intanto vi dirvi una cosa buona è il prezzo, perché l'ho pagato intorno ai 12,80, adesso dovrebbero stare intorno ai 15 euro, quindi ha un prezzo più che abbordabile, e sono circa 5 metri, quindi ci potete fare tante cose. Io per esempio questo lo utilizzerò per l'albero di Natale, perché se vi ricordate l'anno scorso per l'albero di Natale avevo soltanto 2 metri, invece con questo già 5 metri, è un po' esagerato, forse ne utilizzerò 3, 3 e mezzo, però per altri progetti mi servirà e sarà molto utile. Ecco ragazzi la confezione dei LED della marca Tekin, una marca non tanto conosciuta. Adesso apriamo il pacco e vediamo all'interno cosa c'è. Comunque io già avevo aperto prima il pacchetto. Ecco qui intanto i LED, sono questi qui, messi dentro, arrotolati dentro questo cerchio, possiamo chiamarlo così. Sono 5 metri. Eccoli qua. Ok, e questo è l'attacco per l'alimentazione, che verrà alimentato da questo alimentatore qui, che dovrebbe essere un alimentatore da 12 volt. Comunque sono anche facili da reperire in caso che si rompe questo. Qui il libretto delle istruzioni, inglese, altre lingue, il telecomandino, questo è il classico, questo è che vi danno sempre, questo tirate fuori la linguetta e funziona. E qui ci stanno questi adattatori qui, che dovrebbero, che servono per fare le giunzioni, oppure se tagliate, se fate o volete, se tagliate dovete far ripartire un altro LED con un altro alimentatore, dovrebbero essere questi qui. Adesso ragazzi andiamo a fare un test per vedere quanta luce fa. Allora, una cosa, adesso non mi andava di aprire tutti questi 5 metri perché erano tanti. Comunque adesso c'è anche un altro telecomando, questi sono dei LED di questi sopra, adesso non mi andava di aprire quello. Comunque facciamo un test, ecco la luce, questa dovrebbe essere quella bianca, sì, questa è quella blu, ed ecco qui altri colori. Comunque se avete già questo telecomando è comodo, così ce n'avete un altro, perché i telecomandi tante volte non si ritrovano dentro casa. E ragazzi, questi sono i colori. Comunque faremo anche un video sull'albero un'altra volta. Eccoli ragazzi, LED veramente sono troppo forti, mi danno anche un po' fastidio. Comunque hanno un consumo veramente basso, parliamo di circa, adesso non so dirvi di preciso, infatti vado a leggere sulla scatola. Sono 24 watt, quindi un consumo bassissimo, diciamo circa 2 lampadine di quelle grosse, standard, e niente male, veramente sono contento, le utilizzerò nell'albero di Natale, vi porterò un altro video sull'albero di Natale, fatto molto meglio rispetto all'anno scorso. Un'altra cosa, raga, che dovete considerare, comunque questi sono LED da interni. Ci stanno anche quelli B68 che resistono all'acqua, questi comunque non resistono all'acqua, quindi tenete conto di questa cosa. Comunque non li dovete bagnare questi tipi di LED. Se vi servono per ambienti esterni andate sugli P68, oppure dovrei avere questi qui, che sono un altro tipo di LED, sempre proprio, sono più classici, e questi sono i P20, consumano 7 watt, e poi proprio di questi sono classici, li trovate da qualsiasi parte. Questi dovrebbero resistere all'acqua, gli P20. Comunque vi consiglio sempre di puntare sull'IP68 se avete qualcosa da esterno. Per questo è comodo per una postazione, per metterlo sulla cornice del soffitto, perché alla cornice date un piccolo abbellimento in più, o all'albero di Natale se dovete fare l'albero, allo studio, ci stanno molti modi, anche nella cucina,
nel bagno, non so, nel bagno, non dentro la doccia ovviamente, casomai sul soffitto, vabbè. Comunque si trovano molti punti dove aggiungere i LED che possono servire. Anche in macchina, perché questi sono a 12 volt, quindi sono molto buoni. Si possono usare anche in macchina se volete fare, non so, qualche illuminazione strana. Ah, si possono fare anche questo tipo di illuminazione. Ecco, flash, ecco perché utilizzavo questi per l'albero di Natale. Oppure in questo modo, in questo modo, un po' più lento, e in quest'altro modo. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un bel like, commentate, iscrivetevi, condividete questo video con amici o con chi vi pare, seguitemi su Facebook e Instagram. Di Instagram vi lascio qui il QR, così mi potete seguire, e ci vediamo al prossimo video. Ciao e alla prossima.